La comunità carceraria non sarà lasciata sola, soprattutto in questo momento di pandemia. Ai detenuti del carcere di Forni, l'amministrazione comunale di Salerno potrebbe assegnare anche dei buoni spesa per fronteggiare l'emergenza legata ai disagi da affrontare per le limitazioni legate alle norme anti-Covid. Lo ha annunciato il sindaco della città Enzo Napoli al termine dell'incontro avuto con Donato Salzano ed una delegazione cittadina dei radicali. Da 8 giorni in sciopero della fame per sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sulle condizioni dei detenuti dell'istituto penitenziario di Salerno. Ho parlato stamattina per telefono con la direttrice del carcere, che mi ha detto che al momento la situazione è sotto controllo. Ci sono stati episodi per il passato, ma che hanno riguardato sostanzialmente il personale di vigilanza. La situazione è sotto controllo, però bisogna essere assolutamente attenti e guardinghi e lungimiranti da questo punto di vista, perché nelle condizioni dei carceri italiani, delle carceri italiane, un contagio può suscitare un disastro. Allora, da questo punto di vista, noi ci sentiamo vicini agli operatori del carcere, alla popolazione carceraria. Stiamo facendo in modo che si possa verificare la possibilità di dare anche a queste persone ristrette la possibilità di un accesso ai buoni spesa. In qualche modo verificheremo come. E soprattutto impegnerò anche l'ASL locale per un atteggiamento attento e per fare in modo che ci sia una concordia di comportamenti tra le istituzioni funzionale alla salute di tutto il mondo carcerario. Insieme a me 50 tra ex detenuti, familiari di detenuti e militanti del Partito Radicale a Salerno sospendono il digiuno. I buoni spesa Covid, è ovvio, l'ha detto già il sindaco, possono essere estesi in qualche modo anche alla popolazione detentiva, e lì c'è molta indigenza, forse al pari di quella che c'è fuori dal carcere. Ed infine, questo sarà argomento sicuramente di un'intervista a Radio Radicale da parte del sindaco, il sostegno alla stupenda, alla meravigliosa, alla lotta del Partito Radicale e di Rita Bernardini, per gli ultimi, per quelli che non hanno voce, per quelli che oggi a Salerno hanno avuto voce grazie al sindaco Vincenzo Napoli. Rita Bernardini è in digiuno da oltre un mese, l'ha dovuto riprendere, perché nonostante che il Presidente del Consiglio sia stato in visita su sua richiesta a Regina Coeli, nulla è cambiato.